Ciao, buongiorno e oggi è un nuovo contatto culturale. Buongiorno a tutti amici di Contatto Culturale, benvenuti a una nuova puntata e quest'oggi è il nostro terzo appuntamento con il cinema e siamo sempre qui con Eric Bernasconi. Ciao Eric! Harry, buongiorno. Allora, come stai? Come è andato in queste ultime settimane? Come, penso come tutti, con qualche alto e con qualche basso, ma voglio dire, non ci lamentiamo. Io sono in salute, attorno a me stanno tutti bene, a parte qualche amico che l'ha presa, ma che, insomma, che è guarito. E quindi dai, siamo fortunati in mezzo a tutto. Bene, dai, questo è l'importante. Erika, approfittiamo oggi è già la terza volta che ci sentiamo, non abbiamo mai veramente parlato di te. Ne approfittiamo per farti una piccola domandina, così un po' mi incuriosisce sapere la tua passione per il cinema quando è nata. Beh, racconto sempre volentieri che è nata per colpa di mio fratello, più grande, che ha 5 anni più di me, e in ultima analisi probabilmente arriva da parte di mia madre, perché è così, c'è stata un'estate formatrice, credo che fosse l'estate dell'84, io avevo quindi 11 anni, mio fratello 16, e con un gruppo d'amici lui ha noleggiato un videorecorder per un mese facendo un abbonamento a una videoteca, parlo di VHS, non so se tu li hai mai avuto in mano le VHS, ormai parlo di cose vecchie, però loro avevano maturato questa passione per il cinema, erano andati a fare cinema gioventù, cosa che poi ho replicato anni dopo. Quell'estate avevano occupato un localino della casa dove io sono cresciuto per vedere film, e il patto dei miei è stato: va bene, occupate il localino, ma vi cuccate pure il fratellino. Quindi io sono stato con loro tutta l'estate e devo dire che sono sempre stati molto inclusivi nei miei confronti, non sono stato picchiato per un mese intero e ho visto un mese di film con loro, e credo che la passione nacque lì, ma dico sempre che probabilmente deriva da mia madre, perché mia madre amava portarci al cinema a vedere magari i film della sua giovinezza, i grandi film, i capolavori che magari ripassavano al cinema, e anche i buoni film che passavano al momento. Solo io ero un adolescente che non voleva mostrarsi in pubblico con la madre, invece mio fratello non ne fregava niente, quindi lui andava volentieri con mia madre al cinema a vedere dei film, e quindi ha maturato prima di me la passione e poi me l'ha trasmessa. Bello, bello. Poi magari nelle prossime settimane approfondiamo quello che poi è stato invece i tuoi studi e la tua carriera pronto da regista. Ma Le so, quelle cose le so. Esatto. E invece vogliamo sapere che cosa ci vuoi proporre oggi di film che ti è capitato di vedere. Ma è curioso perché penso che tutti hanno avuto delle onde in questa quarantena, sia di umore sia di voglie. E se le prime volte abbiamo parlato di film claustrofobici, forse anche un po' forti, nelle ultime giornate ho avuto voglia di commedie, e ho avuto voglia di commedie francesi, e me ne sono riguardate tre. Io ho anche vissuto un breve periodo in Francia, quindi un pochino forse è stato anche rituffarmi in quell'ambiente che avevo amato, più che una nostalgia del passato. Credo che appunto rituffarmi in un umorismo che è leggermente diverso da quello italiano, che fa parte un po' della nostra cultura, che è un po' diverso da quello svizzero, per quanto puoi definire cos'è l'umorismo svizzero nelle nostre quattro lingue e culture, potrebbe diventare lungo e un grosso dibattito. Però ecco, mi sono guardato tre commedie francesi e non so se parlarne in ordine cronologico, di come le ho viste o di come sono state create. Magari sì, puoi farle in ordine di come sono state create, così capiamo se magari c'è stata anche un'evoluzione anche nel genere della commedia francese. Beh, sono comunque tre film di formato diverso. Il primo, mi pare sia del 98, è Le Dîner de Cons, tradotto in italiano come La cena dei cretini. Ed è un film di Francis Weber, interpretato da Thierry Lhermitte, e da Jacques Villeret, e beh, racconta con un grandissimo cinismo e veramente in modo molto divertente, questa abitudine che hanno degli uomini, della cultura, della borghesia
parigina, in modo molto spocchioso, di invitare delle persone che loro considerano degli idioti, dei cretini, per prendersi gioco di loro. Cioè, il loro modo di divertirsi è invitare a cena qualcuno che considerano un cretino e divertirsi. Però Thierry Lhermitte, che è un editore nella storia, rimane fregato dalla sua stessa cattiveria perché è costretto a casa una sera intera con questo cretino che gli rovina la vita. E è veramente divertente. Gli attori sono bravissimi, la sceneggiatura funziona come come dire, un meccanismo molto ben oliato. Il personaggio è un personaggio che esisteva già prima, è stato inventato dal regista che ne ha fatti altri film. È stato un personaggio interpretato da Jacques Brel in un film precedente, in un altro film da Pierre Richard. E qua abbiamo Jacques Villeret che è strepitoso, veramente scemo. Il film è tratto poi da una commedia teatrale che aveva scritto lo stesso regista, e quindi che poi l'ha portato a cinema. È stato un successo di proporzioni grandissime. Sì, infatti a me era capitato, se non erro, di vederlo a teatro, di vedere la trasposizione appunto teatrale di quest'opera. Ma Eric, secondo te in questo film esce un po' quella che chiaramente esce quella che è l'essenza di queste commedie francesi, l'aspetto della comicità, su che punto di forza sta in questo tipo di commedie? Allora, i francesi quando parlano del loro umorismo usano spessissimo questa definizione che è il deuxième degré, no? Che non sono mai riuscito a tradurre e forse nemmeno a capire fino in fondo, ma sono riuscito a viverla. Significa che le battute non sono, ecco, da capire, da interpretare per forza in un primo grado, c'è sempre un secondo grado di comprensione. È molto intellettuale e anche un po' snob, tutto questo. E io sono un po' in quella zona nel mio umorismo, o perlomeno mi diverte. Mi diverte. Quindi non è tanto un umorismo di situazione estetica, alla Jacques Tati, anche se quindi c'è stato quell'umorismo, è più una ricerca del paradosso, direi. E poi ci sono anche tanti giochi di parole, c'è proprio un'inventiva linguistica messa di fronte alle sensazioni dell'incredibilità di tanta scemenza. Perché poi questo film si permette veramente di essere anche poco corretto politicamente. Non è che sì, c'è un po' di morale a un certo punto, ma alla francese poi la morale viene sempre smentita. Sì. Che secondo me forse un pochino anche questo genere arriva anche un po'. Io adesso penso al teatro. Mi è capitato anni fa, per esempio, di mettere in scena una commedia di Georges Feydeau. E lì già, per esempio, si vedeva, o anche Molière stesso, questa commedia molto ben oliata, questo modo di far ridere in maniera molto fine, trovo. È quella che anche a me piacciono molto queste commedie francesi, proprio per questo, per la loro finezza di riuscire a strapparti la risata senza dover andare lì a giocare. Cosa che un pochino succede nelle nostre italiane, di andare a giocare magari sulle parole, sulle parolacce o sul concetto, proprio su un concetto estetico più leggero, trovo. Sì, beh, certo che è una tradizione teatrale secolare di comicità francese, come tu parli di Feydeau, anch'io da ragazzo avevamo messo in scena un Feydeau all'università. Sì, è questa commedia degli intrecci, no? Il modo che le azioni che si scontrano, che succedono, fanno ridere, sì, non per forza con l'uso di facili battute, no? Ecco, esatto. No, Sì. c'è anche quel cinema lì, anche in Francia, per carità, e c'è anche quel teatro lì, anche in Francia, però non è quello che fa il grosso successo, non sono i tre film che ho visto, che basano Ok. più sul paradosso, sul nonsense anche. Il secondo, qual è stato? Il secondo è proprio più demenziale, io me l'ero perso, perché è uscito nell'anno in cui io abitavo ancora a Parigi, ma probabilmente è l'anno in cui me ne sono andato da Parigi, nel 2004. E in realtà ne
sono 6 R. Arr, oppure Ok. arr, penso che in realtà la pronuncia giusta sia arr. Ed è un film ambientato 35.000 anni fa, agli albori. È un film completamente demenziale che racconta lo scontro ideale fra due tribù, una quella dei capelli sporchi e una quella dei capelli puliti. E la tribù dei capelli sporchi, fra i cui esponenti c'è Gérard Depardieu, vuole trovare la formula dello shampoo che questi che l'altra in tutto questo all'interno della tribù dei capelli puliti si comincia a vedere degli omicidi e parte la prima inchiesta poliziesca della storia dell'umanità, no? A me ha fatto proprio morire da ridere. Perché certo, bisogna avere la fortuna di poterlo vedere in francese, non so nemmeno come sia la versione in italiano, io appunto sono di questa generazione di ticinesi che ha imparato il francese dalla prima o dalla terza elementare, quindi lo sappiamo. Ma per esempio si svolge nell'età della pietra, quindi l'âge de la pierre, e tutti si chiamano Pierre, perché è l'età di Pierre, quindi uomini, donne, cioè Pierre, bonjour Pierre, bonjour Pierre, bonjour Pierre. A parte sì, veramente con il paradosso è una comicità completamente demenziale che ti spiazza e ti mette di fronte a delle situazioni assolutamente non credibili, ma talmente sceme che ti fanno ridere. Quindi, tanto, il regista, sceneggiatore e anche uno degli attori è Alain Chabat, uno dei comici molto conosciuti in Francia. Ma legandomi a una cosa che hai fatto capire tu prima, quindi sull'uso della lingua, cioè per esempio una scena come quella lì che hai descritto tu molto bene, in francese chiaramente ha tutto il suo senso e poi magari quando la si va a fare la trasposizione in italiano perde un pochino di questa comicità legata appunto all'uso della parola. Ha più senso guardarle in lingua originale, immagino. Se uno può, se uno se lo può permettere perché capisce, assolutamente sì. Poi abbiamo avuto nella storia dei grandissimi traduttori anche dall'italiano. Io penso ai film dei Monty Python che ho cominciato a guardare quando l'inglese non lo sapevo, non potevo capirlo. E Oreste Lionello aveva come direttore di doppiaggio e chi ha tradotto con lui o per lui hanno fatto delle traduzioni incredibili. Reinventando, perché quando basi molto sul gioco di parole devi essere bravo a reinventare, no? Una scena che mi viene in mente che forse tanti hanno visto, Frankenstein Junior, quella bellissima scena del castello, cioè Lupu Ululi, castello Ululà. Ah, Te la ricordi quella scena? sì. È una traduzione di una battuta che fa molto ridere anche in inglese, ma è completamente un'altra cosa. No? Perché Gene Wilder in inglese sente ululare i lupi e dice Werewolves, cioè dove i lupi? E il nostro Igor con la coppa dice Darewolves, e fa un gioco di parole che adesso io manco l'ho capito tutto, però che gioca anche sulla parola di lupo mannaro, no? Cioè, è un gioco di questo tipo, ma in italiano è diventato un simbolo. Castello Ululà, Ululì, adesso non me lo Sì, anch'io non me la ricordo più esplicitamente, però sì. E questa è grande invenzione dei doppiatori che ti rendono quindi un'altra cosa, ovviamente tradiscono, però tradiscono cercando di mantenere lo spirito. Eric, completiamo questa trilogia di film, di commedie che hai potuto guardare in questi giorni. Qual è il terzo? Nel 2008 un comico e neoregista che si chiama Danny Boone, che viene dal nord della Francia, si dice: ma perché tutti questi film comici francesi devono sempre essere ambientati nel sud, mentre il nostro nord è sempre teatro di film drammatici e bellissimi? Io voglio fare una commedia sul nord. Allora si inventa Bienvenue chez les Ch'tis,
che l'italiano poi è diventato Giù al Nord, e che nella sua versione originale, e poi ha avuto anche un remake italiano con Bisio Siani, che era Benvenuti al Sud, mi Benvenuti al pare. Sud, Comunque sì. l'originale, Bienvenue Celesti, è uno di quei film che avevo visto la prima volta e mi ero ingolfato dal ridere. E per chi non dovesse conoscere la storia originale, la storia di questo direttore di posta che già vive abbastanza a sud della Francia, ma che vuole andare in Costa Azzurra a vivere e lavorare, e fa letteralmente carte false e viene scoperto e quindi viene punito con un invio su al nord, che all'inizio gli sembra di vivere come la punizione estrema, e poi ovviamente comincia a conoscere la gente e si scatenano tutta una serie di intrighi, ma intanto di scontro culturale, e questo mi fa pensare anche a quello che viviamo noi in Svizzera, no? Quando comunque ci confrontiamo, adesso lì hanno una stessa lingua parlata in un modo diverso, quindi arrivano in questa zona che è vicino al Belgio, e quindi con anche la cultura e la lingua un po' influenzata dal nord e dalle lingue vicine. E quindi il personaggio deve imparare a convivere con nuove abitudini, ed è quello che noi viviamo quotidianamente quando ci è data la fortuna di muoverci un po' per la Svizzera. E, ecco, Danny Boone è anche attore di questo attore protagonista, si chiama Cadmerà, il film era del 2008, la cittadina è Berg, e c'è anche un momento dove viene rappresentata una visione veramente distorta di una popolazione assolutamente ignorante, che non è ovviamente. Finché anche questo, che mi ha dato proprio tanta leggerezza, tante risate, e in questi giorni mi faceva piacere averla. E questo qui è anche l'esempio, io mi ricordo, quello originale in francese l'avevo visto, credo, alle scuole medie, in una lezione appunto di francese, era la prima volta che lo vedevo, e che poi chiaramente con le conoscenze di francese delle scuole medie si capiva quello che si capiva, però tendenzialmente era un film che avevo già apprezzato molto, e poi mi è capitato di vedere la trasposizione, quella in italiano, il remake in italiano, e trovo che comunque, seppur quello francese ha una sua capacità comica tipica appunto di questo genere di film, è proprio è così, è quel film lì. Devo dire che anche la trasposizione in italiano ha risultato comunque un buon lavoro, trovo. È una di quei remake che devo dire che hanno seguito abbastanza l'onda del film originale. Cosa ne pensi? L'hai visto per caso? Sì, avevo visto anche non ho visto poi il seguito, mi pare, però no, perché ce ne sono stati due Giusto, è vero. italiani, ma il primo, Benvenuti al Sud, con Bisio che scende a Napoli, se ricordo bene, comunque al Esatto, sud. sì. Sì, l'ho trovato. Allora, c'è una parte snob dentro di me che dice che l'originale è sempre migliore, però molto, molto onestamente è un film che mi fece ridere anche quello con Bisio, e credo che avevano rispettato l'originale nelle parti interessanti e avevano adattato ai cliché, perché si tratta di due film che lavorano fortemente sui cliché, cercando di smontarli anche, no? Sì. E poi c'è la parte emotiva, che riesce, come ogni buona commedia, riesce anche a farti stillare qualche lacrima, non solo di gioia, no? Quindi qualche emozione buona. E questo anche la relazione d'amicizia fra Siani e Bisio la dava. Quindi sì, credo che anche la versione italiana aveva il suo perché. Poi la prima che vedi resta la prima, e Certo. anche l'inventiva di Danny Boone. E io adesso mi collego a questa cosa dei. Mi piace che mi hai voluto proprio portarci qui oggi tre commedie francesi, perché mi è capitato, io ogni tanto appunto continuo anch'io a guardare qualche film, e mi è capitato di guardare l'altro giorno, sempre su Netflix, un film spagnolo che si chiama Toc Toc. E è un film che parla semplicemente di diciamo, il contesto è all'interno di uno studio medico,
dove si ritrovano all'interno di questo studio medico una serie di persone di diverse età, di diverse classi sociali e così via, che però hanno una cosa in comune: ognuna è affetta da un disturbo, come dice, ossessivo compulsivo, quindi un disturbo che li porta durante le loro giornate ad avere chiaramente delle difficoltà oggettive nella vita di tutti i giorni. E si ritrovano lì in questo studio medico perché devono parlare con questo famoso dottore che dovrebbe aiutarli. E nasce lì all'interno di questo studio tutta una serie di vicissitudini, di dinamiche di gruppo che ho trovato interessante e ho visto proprio. Secondo me, per quello che è diciamo così, la mia poca conoscenza tecnica sul tema, ho visto una certa similitudine tra quel film, che pur essendo spagnolo, secondo me il regista aveva in testa, nella sua mente, ecco, un certo tipo di comicità francese che forse magari aveva visto o che aveva studiato per diversi anni, ecco. Quindi. Così, un titolo che ti butto là quando vorrai ancora gustarti una commedia divertente e leggera. Ecco, tutto lì. Toc Quindi ecco toc. la parola che prima cercavo e non mi veniva, la commedia degli equivoci, no? Partendo da Fedon, adesso mi è tornato in Giusto. mente la definizione, questo toc toc di cui mi parli sembra un po' anche lui derivare da questa tradizione della commedia degli equivoci, che Esatto. non per niente aveva portato anche Dario Fo nelle sue prime, adesso gli storici del teatro mi vinceranno, ma intanto non so chi si ascolterà, però credo che quella parte della prima, cioè della prima parte della carriera di Dario Fo ha scritto commedie degli equivoci anche lui a suo modo, e in Francia infatti Dario Fo è sempre stato mo molto molto amato. Beh, ma sicuramente è un tipo di commedia interessante proprio per il fatto che ci trova spiazzati, trovo, che lo spettatore si trova spiazzato nel vedere continui rimandi, ribaltoni, anche adesso penso appunto a Toc Toc, continue cose che succedono. Tendenzialmente alcune volte è un tipo di comicità che è molto naturale, nel senso sono cose che succedono. Ma che se ci pensi puoi dire sì, però sarebbero davvero potute succedere, non è un qualcosa di irreale, di realistico che dici è una comicità basata su un qualcosa di finto, ecco, diciamo così. E quindi forse ci immergiamo ancora meglio all'interno del film, trovo, come spettatori. Sto annuendo perché è vero che siamo solo in audio. Bene, dai, Eric, allora niente, è stato bello così. Dare qualche consiglio leggero in questo momento un po' ancora, per ora ancora un po' così, ma sembrerebbe che pian pianino si sta riaprendo un po' tutto, quindi speriamo che presto cambi un po' la situazione e noi ti ringraziamo ancora tantissimo per aver fatto con noi questa terza chiacchierata Grazie per questo contatto culturale che è sempre una roba buona da fare. Vediamo quando avremo ancora voglia di andare nel cinema. Intanto ci rigustiamo da casa e poi spero Esatto, di tornare in sala. grazie Eric, grazie mille. Grazie Un caro saluto e noi ci sentiamo tutti sempre domani con una nuova puntata di Contatto Culturale. Ciao a tutti!